Ogni libertà. Buongiorno a tutti, cordiale benvenuto a Bonelli, coordinatore nazionale di questo progetto in campo nel nostro paese. Ho accettato ben volentieri l'invito che Roberto mi ha fatto appunto per portare il saluto alle stesse voci di libertà questa mattina, questo incontro, questa vostra convenzione, questa vostra costituente. Lo faccio molto volentieri, diciamo senza formalismi, innanzitutto appunto per il rapporto stretto, diciamo ormai confidenziale, appunto, che si lega ai verdi senegalesi da molti anni e soprattutto in questi ultimi 2 o 3 anni in cui sostanzialmente appunto lavoriamo a stretto contatto di gomito, io direi appunto in una specie diciamo di unico soggetto politico, che è quello della città futura, che è molto di più di una semplice alleanza elettorale, diciamo, ma è un progetto politico, diciamo, no? che ha portato, come diceva appunto il sindaco prima, anche elementi innovativi, no? Diciamo, discontinuità in una cultura amministrativa, diciamo, locale, comunque appunto che io ho sempre ritenuto positiva, no? Nei decenni passati, ma che aveva bisogno appunto di elementi innovativi. E la città futura, in questa diciamo, soggettività nuova che è stata costruita, è questo appunto che ha contribuito a fare. Naturalmente c'è bisogno di manutenzione, diciamo, di questo nostro progetto, come tutti i progetti, non ci dobbiamo appunto così sedere e essere semplicemente così soddisfatti così, di quello che facciamo, pur cose positive. C'è bisogno appunto della manutenzione sui programmi, sui contenuti, diciamo, no, sulle dinamiche. Anche perché diciamo, il mondo sta cambiando, diciamo, anche la cultura amministrativa sta rapidamente, è costretta appunto a cambiare. Il patto di stabilità che sta strozzando i comuni, quindi c'è bisogno diciamo, di continui elementi anche di innovazione, di invenzione quotidiana. La città futura è qui per questo, diciamo, a caso siamo andati alle lezioni, anche alle primarie, diciamo, portando appunto i nostri contenuti, non è, insomma, ci siamo arrivati anche in una fase di conflittualità. Quindi va tutto bene appunto con la necessità diciamo, di manutenzione e di verifica continua del nostro lavoro. Poi ecco c'è la, diciamo, queste nuove, anche qui, per cambiamenti continui che stanno avvenendo appunto nel mondo, appunto anche nel nostro paese, diciamo, queste novità sul piano politico. E appunto ecco, la costituente appunto ecologista è una novità nel panorama politico italiano. Sinistra Ecologia e Libertà, come tutti sanno, appunto la sua costituente l'ha già fatta, ed è la costituente diciamo, per mettere in campo diciamo, la sinistra nuova, diciamo, perché noi pensiamo diciamo, che in Italia diciamo, c'è uno spazio, perché appunto la sinistra non esiste più, questo lo dico appunto senza offendere nessuno, ma per la stessa missione appunto il Partito Democratico, almeno appunto i suoi autorevoli esponenti, diciamo no, la parola sinistra diciamo, sembra diciamo, un vecchio arnese che fa parte diciamo, del Novecento se non dell'Ottocento. Noi diciamo, abbiamo pensato che c'è necessità di una sinistra in Italia, una sinistra nuova che esca diciamo, dagli steccati del Novecento, dalle bandierine diciamo, del Novecento, dall'autoreferenzialità diciamo, no, del Novecento, per mettere in campo diciamo, no, i valori tradizionali di sinistra, ma per mettere diciamo, in campo ecco, con tutte le novità che il mondo contemporaneo ci sta portando all'attenzione. Quindi una sinistra, diciamo no, così, senza definizioni, senza aggettivi. Io certe volte sorrido quando sento il termine appunto sinistra radicale, visto che anche nel vostro documento di presentazione appunto si faceva un riferimento, se non sbaglio, alla sinistra radicale in maniera un po' polemica. Io non mi sento appunto di far parte di una sinistra radicale, mi sento di far parte appunto della sinistra, diciamo no. Anzi, siccome ho i capelli bianchi, appunto ricordo gli anni 70-80, molte delle posizioni che la cosiddetta sinistra radicale porta avanti in questi anni, no, sono le posizioni che negli anni 70-80 portava avanti appunto il Partito Socialdemocratico di Giuseppe Sala, penso alla scuola pubblica, appunto ai beni comuni, alla difesa dei diritti appunto del mondo del lavoro, l'articolo 18. Adesso appunto dire queste cose appunto si passa per, diciamo così, radicali. In realtà appunto ecco, sono valori costitutivi della sinistra. Ripeto appunto, la nostra opzione appunto, la nostra costituente è stata questa, diciamo una sinistra nuova che mette insieme le varie culture, e quella ambientalista appunto è fondamentale per noi, non a caso appunto sinistra ecologia libertà, il termine ecologia non è un orpello che sta lì diciamo come un aggettivo, ma c'è una cultura forte, e molti dirigenti anche appunto provenienti dai verdi nazionali appunto fanno parte, hanno un ruolo importante diciamo nel nostro progetto,
E quindi questo, diciamo, è il nostro percorso. La costituente, appunto, ecologista, appunto, presenta, appunto, un altro, appunto, tipo di percorso, che chiaramente, appunto, io rispetto, ma sarò sicuramente io, appunto, a, diciamo, fare anatemi, appunto, su questo, perché anch'io, diciamo, sono stato per molto tempo legato, diciamo, alla mia identità, e quindi capisco, appunto, chi vuol difendere anche la propria identità. Col tempo, appunto, ho capito, appunto, che, insomma, c'è necessità, diciamo, di superare l'identità e, diciamo, di mettersi insieme, non soltanto perché la gente, appunto, ce lo chiede, ma soltanto per semplificare il panorama politico, diciamo, no, nazionale, questo, appunto, è l'aspetto più rilevante, ma proprio, diciamo, per creare una cultura nuova, appunto, una soggettività nuova. Questa è la sfida del Sinistra Ecologia Libertà. Rispetto, appunto, e guardo con attenzione la sfida altrettanto, appunto, coraggiosa, appunto, della costituente, appunto, ecologista. Che dire, chi ha maggior tela tesserà, insomma. Io spero, appunto, che la tela comunque sia una tela comune, diciamo, no, nell'ambito del centro-sinistra, per un centro-sinistra, appunto, nuovo, innovato, che sappia, come a Senigallia, appunto, portare una sua cultura di governo, che non dica soltanto di no. La Sinistra Ecologia Libertà è un partito, appunto, che ha una cultura di governo, appunto, non dice soltanto di no. Purtroppo, per, diciamo, dare una prospettiva per un centro-sinistra, appunto, nuovo, no, quello, appunto, che abbiamo visto nel passato nel nostro paese. Quindi buon lavoro e buona fortuna. Grazie a tutti. Elisabetta Legretto del Partito Democratico.